È da un po' che seguo il canale YouTube di Arianna Bonardi. Mi piace, è interessante. Oggi, 18 luglio 2016, ho visto un video interessante in cui Arianna parla della sua paura di volare. Allora, so che tanta gente ha paura di volare, anche se l'aereo è uno dei mezzi più sicuri, forse il più sicuro. Sì, questa paura è comprensibile, come ogni altra. Pure ho paura di tante cose, quindi capisco che c'ha paura di volare. Allora, io varie volte ho viaggiato in aereo e non ci ho mai avuto problemi. Comunque, approfitto di questa occasione per spiegare come andare dall'Italia alla Spagna con altri mezzi di trasporto. Vabbè, molti voi già lo sanno, alcuni diranno che sto dicendo cose ovvie. L'idea mi è venuta quando ho consigliato ad Arianna di visitare Terra Mitica, il parco tematico Beni Dormense. Ah, poi ecco, ho consigliato anche Isla Mágica, che sta a Siviglia. Comunque, ora facciamo una cosa per volta. Come raggiungere la Spagna dall'Italia? Allora, ho visto che ci sono traghetti che da Civitavecchia vanno a Barcellona. Ah, e anche da Genova a Barcellona e anche da Livorno a Barcellona. Ok, quindi Civitavecchia, Livorno e Genova, da queste tre città potete prendere traghetti per Barcellona. Sì, Civitavecchia, Livorno, Genova. Ok. Bene. Cos'altro posso dire? Allora, stavo parlando di Terra Mitica, quindi ora devo spiegare come raggiungere Terra Mitica partendo da Barcellona. Ovviamente bisogna prendere il treno per Alicante e poi da Alicante bisogna prendere il tram per Benidorm. Bene, quanto costa tutto questo? Dipende, perché allora bisogna prendere il traghetto, o il treno, o il tram. Costa meno viaggiare in aereo? Dipende, perché pure per gli aerei qua vedo vari prezzi. Vabbè, poi nella descrizione del video metterò i collegamenti ai vari siti. Per ora preferisco chiudere qua, se no diventa troppo lungo. E vabbè, ho parlato, insomma, ho spiegato come raggiungere Benidorm e Terra Mitica, un'altra volta spiegherò come raggiungere Siviglia e Isla Mágica. Chiudo qua, grazie per l'attenzione.